Amici della Casa del Sole TV, bentornati su Allerta 5G, rubrica periodica interamente dedicata ai lati oscuri del futuro digitale. Che venga riconosciuta l'esistenza di un quadro normativo che giustifica ed esige un intervento puntuale e specifico di tutela dei soggetti affetti da elettrosensibilità e che il Ministero della Salute prenda in considerazione le richieste contenute nella richiesta al fine di ottenere un riscontro positivo sulla decisione di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e di inclusione nell'elenco dell'elettrosensibilità, riconoscendo la giusta tutela e le prestazioni sanitarie necessarie a protezione delle persone interessate da tale condizione. È quanto si legge nelle conclusioni dell'istanza extragiudiziale che Alleanza Italiana Stop 5G, insieme ai medici di ISDE Italia, nei giorni scorsi ha inviato al Ministero della Salute per il riconoscimento nazionale dell'elettrosensibilità. Malattia ambientale altamente invalidante legata all'esposizione ai campi elettromagnetici e alle irradiazioni wireless, non solo di telefonia mobile. Per capirne contenuti e soprattutto cosa potrebbe accadere da qui in avanti, protocollato al dossier, ne parliamo oggi con l'avvocato Veronica Dini dello studio legale Dini Saltalamacchia, che ha curato la parte legale dell'istanza, e con la dottoressa Anna Zucchero, medico specialista in medicina interna e del lavoro, oltre che in medicina ambientale e membro di ISDE Italia, che ha curato l'appendice medico-scientifica. Benvenuta ad entrambe. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo con l'avvocato Veronica Dini, con la quale ci eravamo lasciati esattamente un anno fa, proprio qui sulla Casa del Sole TV, un forum promosso sempre dall'Alleanza Italiana Stop 5G. Dopo una serie di manifestazioni, richieste, appelli inviati anche all'OMS, all'ONU per il riconoscimento dell'elettrosensibilità, lo scorso anno, proprio nel forum, l'avvocato Luca Saltalamacchia, anche lui una task force legale, aveva detto: elettrosensibilità, per riconoscerla faremo causa allo Stato. La malattia è scomoda, ma i diritti sono inviolabili. Ecco, un anno dopo, avvocato Dini, cosa è successo? Siamo stati di parola senza finire in tribunale? Sì, siamo stati di parole, siamo stati più bravi perché non siamo neanche andati ancora in tribunale, ma abbiamo comunque promosso un'azione che forse può essere ancora più incisiva. Nel senso che dopo la diffida di cui appunto stavi parlando, il Ministero stesso ci ha risposto dicendo che effettivamente il problema dell'elettrosensibilità è un problema noto, meno male, e in realtà ci ha suggerito anche prima di evidentemente agire in qualunque altro modo in sede giudiziaria, ci ha suggerito di interpellare diciamo, la commissione che si occupa dell'aggiornamento dei LEA e provare appunto a chiedere direttamente sostanzialmente il riconoscimento dell'elettrosensibilità come malattia. Perché dicevo che questo è un passaggio più interessante diciamo, del mero contenzioso? Perché in realtà va direttamente al cuore. Ovviamente in assenza di risposte o di altro tipo di diciamo, riconoscimenti, la strada giudiziaria resterà quella diciamo, necessaria, ma il rischio delle cause è sempre quello di poter avere dei riconoscimenti anche interessanti, utili, ma non direttamente applicabili, perché poi è la decisione del Ministero quella che ovviamente e alla fine in particolare la risposta che appunto il Ministero deve dare è il riconoscimento di questa malattia. Allora, se riusciamo a ottenerla in via non contenziosa, direttamente con un'istanza documentata per l'appunto dal punto di vista medico-legale, oltre che strettamente giuridico, eccetera, questo mi sembra assolutamente. Certo, Diamo questo. chiariamo ovviamente per chi è in ascolto che l'azione è stata resa possibile grazie al crowdfunding Processo al 5G, tutela per i cittadini promosso su Apple. Ne approfittiamo per ringraziare uno per uno tutti i 106, 126 sostenitori. Stava aggiungendo qualcosa, avvocato Dini? No, dicevo appunto che quindi adesso siamo in attesa poi della risposta, adesso magari dopo vi racconterò Certo. qualcosa sull'iter,
ma quindi l'azione è stata giudiziaria, ma come dire preventiva, stragiudiziale, insomma. Esatto. Allora, passerei alla dottoressa Anna Zucchero. Sentendo le parole dell'avvocato Dini, si intuisce che potremmo essere, diciamo, nella fase embrionale di una decisione storica, da sindrome misconosciuta e sommersa, addirittura arrivare al riconoscimento nazionale nei LEA, a livelli essenziali di assistenza, il che significherebbe pari opportunità rispetto a tutte le altre patologie e disabilità, quindi barriere invisibili equiparate a barriere architettoniche. Cosa potrebbe cambiare, le chiedo dottoressa Zucchero, per un cittadino italiano che soffre di elettroipersensibilità, non soltanto in termini di diritti, ma anche come libertà e stile di vita? Certo, il riconoscimento istituzionale della sindrome dell'elettrosensibilità a campi elettromagnetici è fondamentale per poter ottenere un'assistenza sanitaria, per ottenere medicina. Sì, è un momento importante per il riconoscimento nella storia delle richieste di riconoscimento dell'elettrosensibilità. Già erano state avanzate richieste di riconoscimento al Ministero della Salute diversi anni fa. La risposta era stata immediata: no, perché l'OMS non riconosce l'esistenza di questa sindrome. In realtà questo non è vero. L'OMS già nel 2004 diceva che chiunque può andare a verificare nel sito, che esiste anche in versione italiana, che esiste il problema, che sta diventando molto diffuso ed è causa di disabilità importanti. Quello che l'OMS non accetta tuttora, anche se ci sono delle aperture, è che il campo elettromagnetico sia causa della sindrome, ma la malattia esiste. Bene, poi di questo continueremo sicuramente a parlarne nelle battute successive. Tornerei sull'avvocato Dini, perché nel documento legale lei scrive che oggi in Italia i valori limiti imposti dalla legge esistente per i campi elettromagnetici tutelano soltanto gli effetti termici, cioè quelli che si manifestano con il surriscaldamento, mentre ignorano completamente quelli biologici non termici, esattamente quello che stava dicendo adesso la dottoressa Zucchero. Quanto pesa, avvocato Dini, da un punto di vista del diritto, questa anomalia di una legge che in realtà non tutela la popolazione come dovrebbe? È fondamentale, perché in realtà proprio in questo campo, in questo settore, c'è un vulnus incredibile. Molte sono peraltro le dimostrazioni di questo, molte sono anche le cause giudiziarie civili che sono state intentate per riconoscere dei risarcimenti appunto alle persone che sono affette da questa patologia, ma tutte le volte, o comunque molto spesso, il tribunale poi si è dovuto fermare in assenza appunto di un riconoscimento formale a monte del diritto che veniva per l'appunto di cui si richiedeva la tutela. Quindi il riconoscimento di questa patologia in tutte le sue forme, con tutte le connessioni causali che questo può comportare, è assolutamente fondamentale. Dottoressa Zucchero, dai documenti inoltrati all'Osservatorio LEA del Ministero della Salute, che lei ovviamente ha scritto per la parte sanitaria, si legge che in Italia non esistono stime di prevalenza, ma il fenomeno dell'elettroipersensibilità è sicuramente crescente sulla base dell'esperienza clinica dei pochi medici italiani che si interessano del problema, per il cumularsi di nuove fonti che vanno ad aggiungersi ai vecchi casi, prima soltanto stazioni radiobase per la telefonia mobile, poi il wifi, poi maggiorato ovviamente sotto il lockdown e infine l'avvento del 5G. Ma qual è la situazione in Italia da un punto di vista epidemiologico? Quanti cittadini soffrono di elettrosensibilità? Noi purtroppo dobbiamo basarci sulle stime internazionali. L'OMS, che è la fonte di riferimento principale per il Ministero della Salute, parla del 3% di prevalenza e non va sottovalutato, perché è ben superiore a molte altre patologie note. E si avvicina quasi alla prevalenza del diabete. E naturalmente vanno distinti casi meno gravi e casi più gravi. Più gravi sono quelli che vengono più facilmente evidenziati. E
Uno studio non proprio recentissimo, una rivalutazione dei giapponesi riguardo agli studi epidemiologici, facendo i calcoli matematici statistici, dà come risultato una prevalenza del 6%. Quindi andiamo dal 3 al 6%, presumibilmente anche in Italia. L'Italia non è diversa, va tenuto presente che in Italia c'è una forte densità di popolazione, di abitanti e quindi di impianti e di movimento di campi elettromagnetici rispetto ad altri paesi che hanno una popolazione che vive in un territorio più ampio. Il punto di vista del clinico è piccolo, è di una di due medici, però l'impressione è dell'aumento del problema e l'aumento è ogni volta in coincidenza con nuove tecnologie, con l'arrivo di nuovi device. Abbiamo osservato in modo particolare un aumento di richieste di aiuto, di consiglio medico, di visite durante il lockdown che implicava di rimanere chiusi a casa, esposti al wifi non solo personale ma anche di quello dei vicini. Ci stiamo aspettando un aumento anche per il 5G. Mi sono già arrivate delle richieste per persone esposte a 5G. Certo, io riporto alcuni numeri per chi ci sta seguendo, sono numeri presi, estrapolati proprio dal dossier medico-scientifico che lei ha curato, si parla del 4% in Svezia, 3,2% in California, 3,5% in Austria, 5% in Svizzera e un'altra ricerca tedesca in Germania, sempre per quanto riguarda l'incidenza dell'elettrosensibilità, 10,3% della popolazione. Avvocato Dini, leggo sempre dal ricorso, non va trascurato che sullo Stato italiano grava un ulteriore obbligo nei confronti dei soggetti affetti da questa patologia, quindi elettrosensibilità, in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione che recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ma oggi in Italia mancano interventi specifici che consentano alle persone elettrosensibili di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, identificando ed eliminando ostacoli e barriere invisibili all'accessibilità legati alla presenza dei campi elettromagnetici artificiali negli edifici, sui treni, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e strutture sanitarie. Quindi è assolutamente necessario l'intervento adesso del Ministero, nel senso che qui appunto non è una questione, prima ho citato le cause per risarcimento danni perché normalmente diciamo queste hanno un tenore appunto di carattere economico e certo questo è un aspetto importante, ma c'è un elemento ancor prima del tema economico di indennizi e di refusione di spese, c'è proprio un tema di qualità della vita. Allora purtroppo è un dato abbastanza frequente anche in altri campi diciamo del diritto ambientale, delle patologie di origine ambientale, cioè quello di non essere in qualche modo riconosciute, di non offrire in questo paese adeguata tutela. Per il caso dell'elettrosensibilità il problema è non solo avere accesso alle cure, ma lo citavo in qualche modo, avere addirittura accesso ai luoghi di cura, nel senso che anche andare in un ospedale per fare degli accertamenti può evidentemente essere un problema per chi è affetto da queste patologie. Quindi occorre tutto un sistema di protezione, di prevenzione, di accesso appunto alle cure in senso lato, accesso alla diagnosi in primo luogo, che non è riconosciuto formalmente, ma che certamente lo Stato, a partire dagli obblighi della Carta Costituzionale, ma direi da lì in giù per una serie di ulteriori obblighi normativi, è tenuto a fare. E diciamo, io confido in una risposta che sia collaborativa e positiva alla fine, anche perché dal punto di vista legale davvero pare difficile pensare che lo Stato non abbia obblighi di fronte ai suoi cittadini che si trovino in una situazione di conclamata difficoltà e patologia. Dal punto di vista scientifico e medico, appunto, vi è stato detto, ma effettivamente esiste una documentazione amplissima ed altri stati
si sono già regolati in questo modo, quindi pare difficile che dal punto di vista sostanziale il Ministero dica no, non ci sono le caratteristiche, l'elettrosensibilità non presenta le caratteristiche diciamo sufficienti e necessarie per accedere alla qualifica di malattie. Aggiungo l'ultimo dettaglio relativo al fatto che in realtà alcune regioni già si sono regolate in questo modo, il governo non ha mai impugnato queste leggi. Funzionano in parte sì, in parte no, ma esistono e non sono state mai sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale, pur potendo evidentemente lo Stato farlo. Quindi immagino che sia a maggior ragione non solo consapevole del problema, ma anche consapevole del fatto che esistono delle soluzioni normative, non si possono però lasciare alle singole regioni, bisogna attrarre questa competenza adesso a livello centrale. Certo, il riferimento più esplicito ovviamente era alla regione Basilicata, che da diversi anni tra l'elenco delle malattie rare fa figurare l'elettrosensibilità. Dottoressa Zucchero, nel dossier medico-scientifico 168 pagine, su quali aspetti ha maggiormente puntato per convincere i componenti della commissione LEA a riconoscere l'elettrosensibilità? Omotossicologia, malattie del dolore, dolore cronico, immunoneurotossicità, quali? Magari anche altri, ovviamente, che non ho citato io, ci mancherebbe. Allora, io sono un medico di medicina convenzionale, quindi naturalmente ho seguito quell'impostazione e fin dall'inizio, da quando mi interesso del problema, sia in base all'esperienza clinica, sia in base a quello che ho studiato, questa sintomatologia delle persone elettroipersensibili è variegata, ha sintomi a carico di diversi organi, ma di fondo c'è un'alterazione neurologica, il sistema nervoso, in particolare il sistema nervoso autonomo, regola tutte le funzioni del nostro organismo. Io faccio sempre l'esempio che quando una persona è in coma per incidenti stradali, per traumi cerebrali, non riesce più a ragionare, ma continua a vivere perché il suo sistema nervoso autonomo funziona ancora. Cioè è quello che permette la vita della persona. In particolare, diversi autori hanno individuato delle alterazioni dei biomarker al di là dei sintomi che sono specifici, che dimostrano che c'è un'alterazione organica. Biomarker intesi come esami del sangue, esami delle urine, più recente la metabolomica studiata proprio all'Università di Cagliari. Diversi sono gli studiosi italiani di questo problema. E questo viene sottovalutato, l'ho fatto presente anche nella relazione. Inoltre, oltre diversi autori, per vie differenti, tramite lo studio di questi biomarker, arrivano a definirla malattia neurologica, ma va fatto un passo ulteriore. È una malattia neurologica del sistema nervoso che regola il dolore. Il dolore ha una via di recezione, è una via di risposta. La risposta è a carico di tutti gli organi, come succede nell'elettrosensibilità. La fisiologia e la fisiopatologia del sistema nervoso, del dolore, aiutano a comprendere il fenomeno dell'elettrosensibilità. Esiste proprio un termine che si chiama sensibilizzazione, che può essere spaziale e temporale, cioè in certe persone, e questi sono studi che non riguardano i campi elettromagnetici, quindi certo, siamo al di fuori di conflitti di interesse sia di negativisti che di positivisti, hanno dimostrato che esistono dei meccanismi fisiologici che in alcune persone portano all'abbassamento della soglia del dolore, che viene chiamata sensibilizzazione. Più prosegue l'esposizione, più peggiora la situazione ed è proprio la fotografia di quello che succede alle persone elettrosensibili. Questa interpretazione può aprire la strada sia alla diagnostica, sia alla terapia, sia soprattutto al coinvolgimento di specialisti di neurologia, di terapia antalgica nello studiare il fenomeno. Lo stimolo elettromagnetico è stato usato da loro proprio per studiare il sistema nervoso, quindi siamo al di fuori dell'ecologismo e dell'ideologia.
Stiamo parlando di scienza. Di scienza. E si è cercato di trasmettere questo nella relazione al Ministero della Salute. Ecco, io proprio sul Servizio Sanitario Nazionale, per quanto riguarda il sito internet, alla pagina di aggiornamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, viene precisato che la commissione, ovviamente è la commissione alla quale ci si sta rivolgendo, nel procedimento di valutazione definisce l'ordine di priorità in base anche a quelle prestazioni che potrebbero avere un impatto elevato sulla salute della popolazione e sono destinate a soddisfare un bisogno sanitario non soddisfatto. Chiedo all'avvocato Dini, mi sembra proprio il caso dell'elettroipersensibilità, di bisogni sanitari non soddisfatti. È esattamente questo è il caso. Devo dire che questa patologia risponde proprio a tutti i requisiti che si possono immaginare diciamo per appunto ottenere questo tipo di riconoscimento. Lo dicevo prima, qui c'è una necessità che parte dalla vita quotidiana in qualunque forma, nella propria abitazione, sul lavoro, quando si esce, eccetera, al problema della diagnosi, all'accesso agli ospedali e all'accesso a sistemi di cure o comunque di contenimento della malattia. Possono essere anche appunto, come dire, misure di diverso tipo. Qui non c'è assolutamente nulla. Quindi, diciamo, l'unica vera, diciamo, l'unico ostacolo in qualche modo che non ha nulla a che vedere con i temi giuridici o scientifici in questo campo è il fatto che certamente una decisione di questo tipo sarebbe dirompente, non solo perché già oggi i numeri di persone che possono dimostrare di essere affetti da questa patologia è significativo, ma perché naturalmente con l'avvento per l'appunto del 5G e di tutta una serie di tecnologie fondate su questa tecnologia è chiaro che l'aumento potenziale delle persone affette da elettrosensibilità può aumentare. Questo però non deve essere un disincentivo, anzi dovrebbe essere un campanello d'allarme e, come dire, un motivo di attenzione per il Ministero. Certo. Aggiungo anche per un'altra ragione, perché in realtà, come la vostra associazione sa bene, perché abbiamo lavorato anche su questo fronte, c'è a livello proprio ministeriale anche una carenza grave di verifiche e di indagini epidemiologiche sui rischi connessi alle appunto agli effetti, alle emissioni appunto da 5G. Allora forse lavorare dal basso, cioè lavorare direttamente con le persone che invece, come dire, questi effetti li subiscono, li possono documentare, può essere estremamente utile per fare una fotografia oggettiva anche della situazione e non, come dire, meramente commerciale. Certo. Allora, dottoressa Zucchero, lei si occupa da moltissimi anni di patologie ambientali, sensibilità chimica multipla, elettroipersensibilità. Sono sicuro che in tutti questi anni ne avrà viste di ogni. Per citare, magari ad uso dei spettatori, qualche caso limite, ovviamente magari quale storia limite o quale le storie più ricorrenti, magari per capire meglio, minori che non possono andare a scuola perché c'è il wifi, persone costrette a fuggire dalle case, dalle città, perché ovviamente irradiate in maniera ubiquitaria dai campi elettromagnetici. Proprio qui sulla Casa del Sole TV, di recente abbiamo ospitato il marito di una donna friuliana costretta a vivere all'interno della propria abitazione da un decennio, proprio perché impossibilitata di uscire dalla pervadenza dell'elettrosmog. Ma le chiedo, dottoressa Zucchero, può citarci un caso limite, magari di una persona che lei ha trattato, per far capire a chi ci sta ascoltando che cosa significa realmente subire come una tortura la pervadenza dei campi elettromagnetici sulla propria pelle? Cosa significa essere elettrosensibile? E purtroppo, non parlo di un caso limite, ma di molti casi limiti simili a quelli della signora friulana. Ci sono delle persone che non riescono più a vivere nella propria casa, continuano a cambiarla in continuazione, prima di tutto perdono il lavoro e quindi la possibilità di un sistema, di un sostentamento, di un'autonomia anche economica.
continuano a cambiare casa, spesso si trovano a vivere in macchina o in posti isolati, ma con estrema difficoltà, con coinvolgimento naturalmente, cioè, riguardo alla prevalenza, il problema non è solo il numero di persone affette, pensiamo ai nuclei familiari che ruotano intorno a queste persone e che vengono coinvolti in situazioni pesantissime di difficile soluzione senza un intervento pubblico a tutti i livelli, anche riguardo alla medicina preventiva, cioè bisogna fissare dei livelli ambientali di vita nelle case differenti. Su questa strada si è già mossa la Svizzera, che ha creato che ha permesso, non so bene con quale facilitazione, la costruzione di condomini per persone elettrosensibili e chemiosensibili. Poi bisogna pensare all'ambiente esterno, agli impianti, il problema che diventerà ancora più impellente con l'avvento del 5G, che prevede una copertura a tappeto di tutto il territorio, di tutte le case. Hanno seguito poi l'Inghilterra e anche la Germania. L'Inghilterra addirittura, se si va nel sito di elettrosensibilità degli inglesi, prevede delle zone, degli isolati, dei quartieri a basso livello elettromagnetico, in cui vivono non solo gli elettrosensibili, ma anche persone che per fortuna non hanno questo problema. In Germania anche stanno andando su questa strada, ho sentito la settimana scorsa un convegno, si parla di creare un'area, una zona bianca per persone esclusivamente elettrosensibili. Quindi anche qui nasce un problema etico. Gli elettrosensibili possono vivere nella società o devono vivere isolati? Certo. Questa è una bella domanda. Lancio un sasso che ha tanti risvolti etici, legali. Cosa facciamo? Non è nascondendoci e con la testa sotto la sabbia che risolviamo il problema. Forse facciamo ancora in tempo a prevenire l'aumento e il peggioramento delle persone che ne sono già affette. Allora, purtroppo non sono casi limiti, unici, ce ne sono tanti, tanti, tanti. Ci sono tante persone che vivono in situazione di disperazione che esprimono a noi medici, ma abbiamo le mani legate. Purtroppo un singolo medico non può modificare l'ambiente, solo leggi statali possono determinare questo. Non si tratta di una disabilità dovuta a un deficit semplicemente della persona, si tratta di una disabilità creata dalle nuove tecnologie e dalle istituzioni, dalla politica. Quindi vanno presi dei provvedimenti pubblici. Molto sono essenziali. È una cosa che abbiamo ribadito fin dagli inizi come Associazione Italiana Elettrosensibili, si è sempre posto l'accento sull'estrema necessità non solo del cambiamento dello stile di vita, cioè non basta che una persona non usi più il telefonino o non viva vicino a un'antenna, servono dei provvedimenti pubblici e collettivi. Altra situazione veramente grave che ci ha coinvolto dal punto di vista umano sono ricoveri in psichiatria. Non sono frequenti, ma ce ne sono stati, specie di persone che non hanno adeguato supporto familiare. E è molto difficile, ci sono varie conseguenze. Intanto spesso le persone elettrosensibili sono sensibili anche a sostanze chimiche, a farmaci, quindi l'utilizzo di farmaci per la psiche non sempre va bene. Qualcosa può anche aiutare, ma non va bene, non si può fare indiscriminatamente. Gli psichiatri, ma non solo gli psichiatri, tutti i medici, la maggior parte dei medici, non conosce il problema. Per cui quindi viene frainteso, persona, viene assolutamente frainteso, giusto? Questo viene frainteso, viene interpretata come un problema psicologico. Che non è assolutamente psicologico, che è facile che ci sia, sia come conseguenza, sia ci può essere una conseguenza, essere presente per i meccanismi del dolore, ma non è una malattia psichica di competenza psichiatrica. Certo. È solo un piccolo gruppo di studiosi, psicologi tedeschi, inglesi, che sostengono
sostengono questo, e l'OMS ha sposato questa interpretazione dell'elettrosensibilità, anche se adesso sta facendo un po' qualche passo indietro. Ha cominciato a finanziare ulteriori indagini, soprattutto ulteriori metodologie, specie riguardo ai test di provocazione. Evidentemente è molto più semplice cavarsela con l'aspetto psichiatrico, magari anche per interessi commerciali di carattere planetario. Sì, viene utilizzata l'ipotesi psicologica proprio da chi ha conflitti di interesse, esatto. Cioè dall'industria del wireless, della tecnologia, nessuno la rifiuta. Spesso le persone che diventano elettrosensibili sono persone che hanno utilizzato e che credono in queste tecnologie, non vogliono tornare all'età della pietra, come a volte è stato detto da qualcuno. Certo. Accettano le nuove tecnologie.